Prezzi fuori controllo e costi energetici proibitivi favoriranno le mafie e la criminalità organizzata, pronte a sostituirsi allo Stato, illudendo le famiglie, commercianti ed imprenditori. È l'allarme lanciato da Confesercenti di Salerno che ha tracciato le infinite spirali negative verso le quali, in assenza di politiche condivise e poderose, sta naufragando l'economia. Pandemia, guerra, caro vita e caro energia stanno lentamente, ma inesorabilmente, facendo lievitare le distorsioni economiche e sociali. Un dato amaro, anzi una certificazione di quanto ribadito mesi addietro, ha dichiarato il presidente provinciale di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito. L'economia è stagnante, le preoccupazioni aumentano. Da un lato una campagna elettorale spietata che forse dovrebbe comprendere maggiormente le difficoltà dell'elettorato, sfiduciato e deluso. Dall'altro, uno spaccato sociale sempre più delineato e, secondo le ultime stime Istat, tendente sempre più alla povertà. Il caro vita ed il caro bollette evidenziano una speculazione sempre più deleteria per il mondo economico, che non può più sopportare il carico fiscale e contributivo generale. La sensazione è quella di non restare più stupiti perché qualche anziano è costretto a rubare il pane o i dolci da portare a casa, perché le pensioni sono spesso insufficienti, così come gli stipendi e i margini delle piccole attività. Il nostro è l'ennesimo monito alle istituzioni, conclude il presidente Esposito, per un maggiore impegno socio-economico e di presidi sui territori, ma anche alla politica. Dal prossimo 26 settembre ci vorranno davvero priorità serie e certe per disinnescare nuovamente la bomba socio-economica che continua pericolosamente ad essere accesa. Famiglie ed imprese lo stanno gridando da tempo, è il momento di capire davvero e di intervenire velocemente. Il DL Aiuti Ter, conclude il presidente Esposito, in accordo con la struttura nazionale, accoglie diverse proposte di Confesercenti. In primo luogo i prestiti garantiti alle imprese per il pagamento delle bollette, una misura di buonsenso che alleggerisce un po' la pressione oggi insostenibile sulle attività economiche. Resta però ancora un intervento essenziale da mettere in campo: agire sulle tariffe, imponendo un tetto che le riporti ai livelli medi del 2021.